Pensavo quello, sento tante volte quando si parla per esempio dei comandamenti, che appunto però se ne parla, sembra a volte che vengano, che infondano un po' questa immagine di Dio appunto che comanda, ci sono tanti non fare questo, non fare l'altro. E trovo che nelle persone, a volte nel dialogo con persone, emerge un po' questa questo di Sì, qualcosa. sì, sì. Ma è un modo sbagliato di intendere il comandamento, che in parte è causa anche di una certa mentalità etica che c'era anche nell'Antico Testamento. Però già nell'Antico Testamento la legge di Dio era concepita come un atto di amore di Dio per il suo popolo. Un atto di amore, perché diceva non a un servo quello che deve fare, no? Ma insegnava al figlio come camminare, cioè il comandamento può essere visto come qualcosa che ti si impone dall'esterno e ti costringe, no? O può essere come l'indicazione della via per la tua crescita. Allora, il comandamento è inteso come la via. E è chiaro che il comandamento a un certo punto può diventare come era diventata la legge da cui Cristo ci ha liberato, come dice San Paolo, cioè diventare un insieme di cose che ci costringono invece di cose che ci aiutano a crescere, ci indicano il cammino di una umanizzazione. Pensiamo a tutti i comandamenti della seconda tavola, quella che riguardano i rapporti tra gli uomini, e sono tutti comandamenti che si sintetizzano nel amerai il prossimo tuo come te stesso. No, non uccidere vuol dire quello, ti aiuta, non è solo non uccidere, ma aiuta il fratello che sta per morire, no? E ancora per tornare proprio a quell'autore, Levinas, quando dice il volto altrui, nel volto altrui viene a me un comando fortissimo, quello non uccidere, infatti dice. È difficile anche in guerra uccidere uno che ti guarda negli occhi o guardarmi negli perché dal volto altrui viene un comando incondizionato. Certo che è un comando incondizionato in cui traspare la maestà di Dio, no? Nel volto dell'altro che morente mi dice non uccidermi o aiutami a non morire. C'è un racconto di un libro di Dio, non è il comando che dà l'esterno, ma è questa spinta interiore o anche di appello alla responsabilità di essere pienamente umani. Ecco, questo sì, in questo senso, se vogliamo intenderlo come un comando, ma anche la spinta che è incondizionata, che ci dice quello è bene, poi noi possiamo dire anche di no. Certo, Dio può essere rifiutato anche perché, no? Non solo perché mi impedisce di vivere, ma anche perché io voglio rifiutare il bene, rifiutare di amare, voglio chiudermi in me stesso, no? E per chiudermi totalmente in me stesso, no? E devo rifiutare Dio, cioè devo far tacere quella che si chiama la voce della coscienza, ma una voce della coscienza dove veramente parla Dio. Ma in quel caso io non mi umanizzo, mi disumanizzo. Quindi ci sono delle forme di intendere il comandamento come un'oppressione dall'esterno
E questo è uno sbaglio, una visione sbagliata. Perché è stato per tanti anni. Certo, può essere stata vista anche così. Però bisogna riscoprire, no, quella forma di una voce anche forte, di dire, la forza di Dio è la forza del bene. La forza del bene che ci interpella, ci chiama, non ci lascia tranquilli, no, se vogliamo. In quel senso lì, ecco, quell'aspetto... quell'aspetto che dicevo, no, del tremendum e del negativo, non è che ha anche un suo aspetto positivo, se lo intendiamo come la forza del bene che non lascia tranquillo colui che lo rifiuta. Questo sì. Ma però è quello che ci spinge ad essere uomini fino in fondo, ad essere umani, no, nel senso, che contrasta la disumanità. Dio è il contrasto della disumanità, e per fortuna che c'è. No. Poi veniva tradotto come la paura dell'inferno, no? E lì si stravolgeva tutto, perché allora si pensava a Dio come quello che manda all'inferno. No? Qualcuno diceva, ma se Hitler avesse avuto un po' di paura dell'inferno, forse non avrebbe fatto quello che aveva fatto. Ma non è questa, non è questo. No, e la forza del bene non è la forza punitiva, ma è la forza che però ti dice, guarda che tu, rifiutando il bene, ti rovini tu, perché sei tu che ti chiudi dentro l'odio. Non c'è bisogno che Dio ti mandi all'inferno, Dio non manda nessuno all'inferno, ma sei tu che ti metti nell'inferno dell'odio, della chiusura al fratello. No, della tua disumanità, sei tu che ti disumanizzi, no? Né il premio né il castigo, qualcosa che arrivano dall'esterno. Però, se per eliminare del tutto Dio, ma Dio nell'aspetto del quale Dio ha cercato di mettere in luce, bisognerebbe eliminare la differenza tra il bene e il male, no, tra l'amore e l'odio. Ecco, se uno riesce a eliminare Dio, allora ha veramente tolto Dio dalla sua vita. Ecco. Ma un uomo che non abbia più il senso del bene e del male, del bene e del male nel senso dell'amore e dell'odio, del rapporto, è un uomo che non è più un uomo. Cosa resta di un uomo che non sappia più tentare almeno di dire, camminare verso ciò che è bene? Cosa resta? Una macchina, non so che cosa. Comunque pensare che indipendentemente dal fatto di essere credente o non credente, il fatto solo di essere persone umane, cioè, appunto, c'è questa base naturale, qualche cosa che ci unisce, e, cioè, il credente o non credente potrebbe essere inteso, è difficile la domanda da fare, indipendentemente dal fatto di credere o non credere in Dio, però chi si impegna nel bene su questa linea, qui implicitamente lo è. Allora, se ci fosse una coscienza naturale che... No, c'è che tutti noi siamo impegnati ad essere uomini, no? Ecco, tutti noi, quindi credenti e non credenti. Cioè si può escludere Dio dalla propria vita, almeno Dio nelle forme sbagliate, no? Perché per escludere veramente Dio dalla propria vita bisognerebbe appunto negare la propria umanità. Però allora, i credenti e i non credenti, siccome chi nega Dio nega sempre una certa visione di Dio, perché non riesce a negare tutte le possibili visioni di Dio, no? A meno appunto di
giungere a negare fino a se stesso, cioè anche quella istanza del bene che è presente in uno. Allora, il credente, quello che come nome si dice credente, quello che come nome si dice non credente, intanto entrambi hanno da essere uomini e hanno da decidere come si vive dopo. Certo, il credente vede la radice di questo, lo vede in Dio. Il non credente, che però voglia essere uomini nello stesso modo, perché certo ci può anche essere, lì bisognerebbe distinguere un po' il piano del credente, io distingo credente a parola e credente di fatto, no? Perché c'è uno che dice Signore, Signore, ma poi non fa la volontà del Padre suo, o si immagina un Dio che non è quello che deve essere, no? Allora il credente, che credente è? È quello che pensa che Dio gli comandi di fare la guerra santa e di ammazzare tutti. E certo ha una sua visione di Dio, però è totalmente diversa da quella di cui abbiamo parlato questa sera. Un cristiano o il credente in Dio dovrebbe essere quello che dà voce a quella presenza di Dio non riconosciuta da chi lo vive senza riconoscere. No, cioè il cristiano non è uno che deve a tutti i costi, no, costringere l'altro, spingere l'altro a credere in Dio. No, dovrebbe anzitutto cercare di testimoniare, di suscitare nell'altro un'autentica umanità. No? Perché questo non si può fare con chiunque. E riconoscere la presenza di Dio anche là dove la persona non è cosciente. No? Così chi ama veramente ha Dio presente in sé. E prenderne coscienza, no? E quindi giungere alla fede esplicita, è certamente è una grande ricchezza. E chi ne ha preso coscienza, ha questa spinta spontanea a farne dono anche agli altri, farne dono, cercare di aiutare l'altro a fare anche questo cammino. In fondo Gesù ha cercato di fare questo con la sua vita, di far prendere coscienza a tutti gli uomini di essere figli di Dio, ma di quel tipo di Dio lì, no? Di cui abbiamo cercato di parlare e di cui non finiremo mai di parlare, perché sono parole piccole, povere, no? Come è già difficile parlare del mistero del cuore dell'uomo, quanti romanzi, quanta letteratura per cercare di scandagliare, di far capire qualcosa di ciò che c'è nel cuore dell'uomo, no? Quanti orizzonti, quante meraviglie, anche quante tragedie, quante sofferenze, no? Nel cuore dell'uomo, e non finiremo mai, e non finiranno mai i romanzieri, i poeti, i pittori, i musicisti, di scandagliare il cuore dell'uomo. E così noi non finiremo mai di scandagliare, no, il mistero di Dio, la grandezza di Dio, eccetera, perché poi dalle parole bisogna passare all'esperienza, no? E come si fa esperienza di umanità in tutta la vita, così si fa esperienza di Dio in tutta la vita, no? Se Dio è presente là e spinge dove ci si ama fraternamente, l'esperienza della fraternità, l'esperienza di Dio che cresce. Non è solo possibile, no, conoscere Dio con intelligenza, conoscere Dio sentendo una conferenza o altro, è un'esperienza di vita, un cammino.